E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video unboxing per l'appunto dove andremo ad unboxare come vedete un box perché ne aprirò solo uno l'altro sarà da tenere sigillato un box giapponese di Pokémon Go ragazzi e sì se ve lo chiedete questi box qua arrivano da Amazon Giappone come sempre affidabilissimo e si risparmio anche rispetto a tutti i rivenditori Secondo me Poi Questo ragazzi è una mia idea Direi subito allora quindi ragazzi di Aprire il box Vederlo E aprire subito i nostri pacchettini Ovviamente andremo a aprire questo Visto che c'è questo ahimè adesivo Mentre questo non ha nulla E quindi Possiamo mantenere questo box Andiamo subito a Spellicolarlo ragazzi Vediamo Un po' ci riusciamo sperando di non dover fare tagli bruschi ed eccoci qua ragazzi abbiamo tolto la nostra plastica questo è come si presenta il box di pokemon ovunque come mai ci sono abituati andiamo subito ragazzi a vedere quante bustine sono presenti al suo interno, ovviamente con questo non c'era la bustina speciale, ho visto che le carte dentro facevano almeno da parte mia abbastanza schifo, quindi mi va bene anche così, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pacchetti ragazzi, come vedete in teoria da 6 carte l'una ragazzi, e direi subito andare ad aprire il nostro primo pacchettino che è da un po' tutto che non sgusto Per voi non sarà così tanto, ma per me abbastanza, ragazzi, anche perché i video li vi sto facendo uscire un po' a come preferisco, più che a effettivamente quando li registro, un po' come Cinematic Universe, in Marvel Cin Cinematic Universe, qua, ragazzi, abbiamo questo codice forse mi sa che valido quindi userò le avrò già usati andiamo a fare credo il trichettino che penso sia così ragazzi e abbiamo la nostra energia terra abbiamo il nostro slowpoke il nostro larvitar e ah no non abbiamo finito giustamente sono sei ho finito, ma va bene questo pokemon che è l'evoluzione pidova abbiamo Lu... lunatona eh? e Abbiamo Geridos ragazzi, Olo, carino, 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 però come sapete non tra le carte che preferisco le Olo, giustamente. Andiamo a vedere se poi riusciamo a tenere anche un pacchetto in modo adeguato, ma in me non dubito, queste le buste giapponesi. Via con il codicino trichettino e andiamo subito a vedere qui cosa abbiamo. Energia buio, ragazzi. Abbiamo il nostro Charmander molto carino. Il nostro Pikachu, anche lui, molto carino. War bello il modulo Esca. Se non sbaglio, e ragazzi, a <ride> Dragonite V-Star, bello. Dragonite carino, non so quanto posso avere. Di valore tra virgolette però molto molto bello mettiamolo qua intanto bellissimo Dragone. non male per tutti quelli che potevamo trovare ovviamente speriamo di cose anche più cicciose come si dice andiamo subito con quest'altra bustina ragazzi Tricchettino magico per noi intanto va a fuoco energia psycho p dove sull'altalena il ratatata di allora se non ricordo male il nostro amico onyx xatu e uh ragazzi ivi lucente shiny bello 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 perché anche questi sono molto importanti so che questo in teoria oltretutto lo troviamo come promo nelle versioni italiane quindi anche il nostro ivi shiny tra tutti e quattro i shiny perché se non sbaglio sono quattro Devo uscire sicuramente di meglio, ma per ora ci accontentiamo anche di ivi. Ragazzi, Perché ovviamente, come sempre: con gli sbustamenti, non si butta via assolutamente niente. Anche se speriamo sempre in cose cicciottose. No, ragazzi, <coughs> energia acqua il nostro ivi normale, invece, il nostro squirto il nostro Raticate questo è il nostro incubatore di uova e il nostro Venusaur ragazzi. Bellino, non lucente ma il nostro Venusaur. Bellino come Olo, non male. Speriamo anche di trovare Bastois. Visto che è il mio Pokémon preferito per l'appunto. Tricchettino. Andiamo subito a vedere qua la nostra energia foglia. Ho trovato tutto Olo così. Quelli è molto bellina il nostro Spinalac. Il nostro in teoria non è lui, ma è lui che dovrebbe essere l'evoluzione di Bidoof Anche se è più lui in primo piano, ma va bene. Il nostro L'Arbitar di nuovo. Questo che non mi ricordo come si chiama E Articuno, ragazzi. Bellino Articuno, un altro dei miei Pokémon leggendari preferiti. Non male, però, ripeto, ragazzi, lo sapete anche voi. Non è questo che noi stiamo cercando Cerchiamo roba cicciottosa Abbiamo bisogno di roba cicciottosa E noi roba cicciottosa avremo in questo pack Ragazzi fidatevi fidatevi Sarà assolutamente così Energia acciaio ragazzi Il nostro numer che fa un pisolino Il nostro il metal o comunque una di quelle evoluzioni Il nostro ivisaur vicino al pokestop Allenatore della squadra gialla e ragazzi, Loking V, cosa avevo detto? Qui trovavamo qualcosa, non una carta fenomenale, ma qualcosa abbiamo trovato. Ragazzi, andiamo subito con un altro pacchettino. Questo forse andiamo benissimo. non benissimo mannaggia ragazzi male oltretutto dopo ragazzi gli faccio una smr come facevamo di solito e oltretutto vi faccio un primo piano sul pacchetto che non abbiamo visto bene quindi subito dopo questo abbiamo l'energia a fuoco ragazzi L evoluzione di ampipon come cazzo si chiama ehm, spinarac questo è non è sul galerio, vabbè, è quello del sole, Charmigno e il nostro Silvia Paro. Non male. Ora, ragazzi, vi faccio innanzitutto vedere il pacchettino, guardate che bellino, molto, molto carino. E questo lo facciamo in SMR, ragazzi, godetevelo. Ok ragazzi, che smr sarebbe stato se ovviamente il pacchetto non includeva su se stesso, ma tralasciamo questo dettaglio e andiamo subito ragazzi a vedere le carte. Energia fulmine per noi, il nostro Magikarp, carino, Ampion, um, se non ricordo male, il nostro Pokestop, poi ancora Spinalac, eh? se ne trovano ovunque come nel gioco, e questo che non ho presente chi sia, però è un'altra holo rara, non bellissima subito con il prossimo poi magari ragazzi tra altri due ve ne faccio un altro forse di sms adesso vediamo se troviamo magari qualcosa di bello in questi prossimi due pacchetti almeno una cosa vi faccio l'sms, energia acciaio ragazzi Larbiter pikachu pupita stavolta allenatore della squadra blu mia squadra in pokemon go e una V, ragazzi, Dragonite V addirittura anche carino, bello con questo disegno molto bellino. Quindi quella tra due lo posso fare a smr, ragazzi. Non questo, ma quello dopo. Che ce lo siamo meritati visto che abbiamo trovato Dragonite V. Ragazzi, dice mai che magari troviamo una carta speciale quando faremo un smr, anche se ne dubito. Vediamo, ragazzi, l'energia buio, il nostro Charmander. Di Pidova, evoluzione di Pidove, Evoluzione di Spinarak, War Astor? E, e, e una volo? Evoluzione del metal? O come si chiama? Non mi ricordo. Ragazzi, questo ancora un SMR, l'ultimo però perché sennò ne do troppi e vi abituate male. E quindi, ragazzi, ecco qua l'SMR. Eh ragazzi, in questo Asm, pacchetto imploso proprio, motore codicino tricchettino, e vediamo cosa troviamo. Energia fulmina, onyx Charmander, di nuovo, nostro Ivi, nostro non è creferi ma è già l'evoluzione, ma no, non mi ricordo, ragazzi. Il medico dei cartoni di Pokémon e Zapdos Holo, carino anche Zapdos secondo. Dei tre uccelli leggendari che mi piace perché per ultimo, ci va poi molto, quello che mi piace meno. Sotto quell'aspetto lì, via il codicino tricchettino per noi e andiamo con <coughs> energia Psycho. Non so se mi sentite bene, spero di sì. Il nostro Bulbasaur il nostro Natu allenatore del fuoco, se non ricordo male. Cioè, almeno se non ho visto male, ma penso proprio di sì, lunatore e Uh oh, ragazzi, Mewtwo V-Star! Anche bellino, non è Hyper o Gold, però comunque Mewtwo V-Star che mettiamo sotto il Dragonite V-Star che sembra che si voglia nominare. E probabilmente anche così. Non so oltretutto ragazzi il pool di questi passi, spero che almeno una, chiamiamola Full Art, sia garantita. Lei. E ragazzi, abbiamo un'energia terra. Il nostro Bidoof, che oltretutto non ho controllato. Sono uno stupido se c'è quello di Ditto, ma non credo che dovrebbe essere Olo. Credo Stilix Caramella rara che mi servono su Pokémon Go e Moltres. Anche abbiamo trovato, ragazzi. Moltres. Olo. Normale. Dopo lo ricontrollerò. Magari off camera. ma soprattutto che non abbiamo ancora trovato una carta di ditto non ci ho proprio fatto caso perché mi ero completamente dimenticato che ci sono anche quelle ragazzi il nostro energia acqua il nostro ratata la nostro evoluzione di bidu il nostro squirro magari in tutti quei spinarack magari c'è anche dopo guarderò bene c'è e ragazzi eccola qua una full art dragonite v full art bellina bellina 78 di 71 bellina c'era di meglio, ma anche Dragonite. Lo penso che l'abbiamo trovato in tutte le salse, come vedete quindi non male. Speriamo ancora in una o due, non dire mai, anche se non ne dubito. Dato che vedo già un buon pool, credo poi non ne sono sicuro, però speriamo. energia già fuoco Bulbasaur, evoluzione di numeriche, Camerut modulo, esca poi pupita e, e, e ragazzi uh, un'altra carta questo qua che non mi ricordo come si chiama V però l'evoluzione del carpentiero comunque il carpentiere V quindi ci costruisce case ragazzi soprattutto in questo periodo del eh, super veloce questa bustina aperta bene non male quindi chiama la direttamente gli direi codicino tricchettino Vediamo energia foglia, ancora questa scimmietta, ancora raty, ancora il questo qua, ancora sempre questo qua. E Lapras Oro carino anche Lapros. non male, terzultimo, ultimo, no, ultimo pacchero, ragazzi, questo mi sembra anche in giro, quindi andiamo alla veloce, andiamo alla veloce, qua non ci sarà. Non ci sarà nulla, ci sarà lavoro tanto per esserci energia buio, ragazzi. Questo non mi ricordo. Questo è nome, questo è ampio. Come cavolo si chiama? Incubatrice di uova. E, 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 uh, ragazzi, carino Charizard dodo carino. Essendo poi un Charizard, penso che nonostante tutto possa avere un piccolo valore visto che i Charizard, bene o male, sempre valore. Quello. Non me ne detta di fatto, ovviamente. Non ho trovato l'altro no, per ora. Adesso non lo troverò neanche mai. Ma va bene lo stesso. Anche questo. Codicino. Tricchettino. E vediamo subito anche qua cosa troviamo. Energia elettro. Lopok. Bulbasaur. Xatu. Slowking. No, non è King, ma Lobro. Non lo ricordo male. E Executor. Sì. Perché non è no, Executor, prima. Executor. Vi dia la Alola Con la testolona E la coda Con la faccia Non ci ho mai fatto caso Che c'era una faccia Nella coda E allora ragazzi Adesso ho trovato 8 carte Chiamiamole Speciali Non male Su 20 adesso. avessero Lo facessero 10 Su 20 pacchetti 10 Mai dire mai Pokémon Company Ma ne dubito Tricchettino Andiamo subito a vedere Energia fuoco Bidoof i simboli di dito non ne vedo Nato alatore del team giallo Ivisor e e e Blisei se non ricordo male olo ultimo pacchettino ragazzi e poi abbiamo finito con questo nostro sbustamento giapponese bello. una gold super mega iper fuori serie ma no, ne dubito ragazzi dato che abbiamo già trovato la fuori serie con quel dragonite andiamo subito a vedere energia terra lowpook cioè Ampia ampio pokestop stilix e, e una holo ragazzi abbiamo trovato blastoid blastoid ragazzi blastoid solo felice e comunque abbiamo trovato blastoid quindi benissimo così ragazzi direi che vi posso far vedere tutto quello che abbiamo trovato. Mettiamo subito, ragazzi, da il nostro Dragonite V Full Art. Che non so se è da considerare alternative. No, giustamente, ma sono una Full Art. Il nostro Mewtwo V Astro. Il nostro Exector V Dialola. Il nostro Loking V. Vediamo un po'. Boxettino, il nostro Dragonite v, ah, v Star. Scusate, ragazzi, li chiamate V Astro, ma qua sono V Star ufficialmente. Ivi Vellucicante, IV Lucente, questo che non mi ricordo bene come si chiama V, e il nostro, ragazzi, per ultimo Dragonite V Normale con questo disegno carino. Io, ragazzi, spero che questo sbustamento alla fine vi sia piaciuto a me è piaciuto veramente visto comunque mi ha trovato ripeto 3 6 8 cose buone e anche altrettante olo e quindi spero che anche a voi vi sia piaciuto e quindi vi ricordo di lasciare un mi piace qua sotto questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto condividere il video con i vostri amici così anche loro vedranno tutte queste fantastiche cose leggete la descrizione con tutti i commenti suggerimenti tutto quello che vi lascio e noi ragazzi ci vediamo alla prossima con un altro video e vi saluto e ciao ciao e ragazzi stavo ricontrollando un attimo tutte le carte come ho detto una c'è come vedete se mette a fuoco come vedete ripeto mette a fuoco ma già da qua lo vedete abbiamo trovato in realtà un dito quindi direi che questa la possiamo togliere di colina ragazzi abbiamo il nostro carinissimo dito ragazzi con questo adesivino quindi ragazzi un ditto comunque l'abbiamo trovato benissimo